Gio Ponti, oggi parliamo della figura di Gio Ponti. Chi è stato? È una figura estremamente importante nel campo dell'arte, dell'architettura, del design. Persino il designer Alessandro Mendini lo definì come il padre di tutti gli architetti italiani e non solo. Il suo stile era chiuso in più di 50 anni di lavori fatti nell'architettura, nel design e nell'arte. Alcuni dei suoi progetti sono presenti ancora oggi, come ad esempio la maniglia realizzata per Olivari, la sedia super leggera per Cassina o l'edificio Pirelli. Lavora con diversi tipi di materiali, tra cui il cemento, il metallo, la pietra, il legno e non è uno di quegli architetti che sì, conosce le tecniche, ma in realtà non le sa utilizzare. Se doveva realizzare un prototipo in legno con un tornio, prendeva il tornio e lo realizzava. Ed è una cosa importante conoscere tutte queste tecniche e saperle applicare, perché hai molta più confidenza con i materiali e sai esattamente come muoverti per creare il prodotto perfetto. Comunque alcuni dati canonici da sapere. È nato nel 1891 a Milano. All'anagrafe risulta come Giovanni Ponti, detto Gio Ponti, appunto. Fa il liceo classico e nel 1913 si iscrive all'Università di Architettura al Politecnico di Milano e si laurea solo dopo la prima guerra mondiale, nel quale poi andrà proprio a combattere la prima guerra mondiale. Si laurea infatti nel 1921 e da lì in poi inizia a collaborare con diverse aziende, come ad esempio la Richard Ginori, dando un vero rinnovamento alla produzione. Qui realizza oggetti di diverso tipo in ceramica e fa proprio quella parte di direttore artistico che serviva all'azienda proprio per alzare e risollevare il nome dell'azienda, appunto. È un designer che parte con uno stile classico, estremamente classico, che poi si trasforma negli anni grazie anche a diversi eventi come la guerra, la seconda guerra mondiale, che lo porterà a uno stile più funzionale, pulito, come lo definiva lui, della forma finita. Quindi uno stile più, se vogliamo dire così, ulmiano, più pulito, più semplice, più preciso, onesto. Quindi dopo la sua formazione classica che vediamo anche in diversi edifici, come ad esempio la palazzina di Via Randaccio a Milano, che ha uno stile molto più classico, andiamo invece su stili più funzionali come l'edificio Pirelli. Il suo stile, la sua voglia di comunicare lo porterà anche ad essere un docente universitario di progettazione di interni presso il Politecnico di Milano. E nel 1928 apre la rivista Domus, che è presente ancora oggi sul mercato. Nel 1930 comincia a collaborare con la Triennale di Milano per iniziare a mostrare uno stile nuovo di rinnovamento all'interno della borghesia italiana e soprattutto quella milanese. Tra le sue centinaia di collaborazioni vediamo anche quella con Luigi Fontana, che è stato il fondatore dell'azienda Fontana Arte, presente ancora oggi sul mercato e di cui assumerà la direzione artistica. E in questi anni collabora anche con la Rinascente, che è un'altra storia che vi ho raccontato per quanto riguarda il Compasso d'Oro, e fu uno dei creatori del Compasso d'Oro. È stato un vero pioniere. Basti pensare che ci sono alcuni prodotti che ancora oggi sono presenti sul mercato. Come ho detto prima, la maniglia lama realizzata per Olivari è una maniglia molto semplice, pulita, funzionale. La sua forma razionalista ha superato le mode ed è presente nel catalogo di Olivari da più di 50 anni. Crea questa teoria della forma diamante o forma finita, uno stile che definisce la sua arte, il suo stile molto funzionale, molto pulito. Uno stile che ha cambiato negli anni perché, come dicevo, è partito da qualcosa di molto classico, arrivando a qualcosa di estremamente funzionalista. Un altro dei prodotti interessanti, poi ve ne parlo in un altro video, è la seduta super leggera realizzata per Cassina, nel quale mostra il suo stile e il potenziale che i suoi prodotti potevano dare non solo nel mercato dell'alta borghesia, ma in qualsiasi settore e con qualsiasi possibilità economica. Tutto qui. Gio Ponti è stato davvero un pioniere nel suo lavoro, sia nel design che nell'architettura che nell'arte. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video. Tutto qui. Alla prossima. Ciao.